tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Marina Zaretti, assessore alla cultura del comune di Voghera, è sempre molto attiva su Facebook e spesso i suoi post scaturiscono dibattiti molto interessanti sugli argomenti più diversi. Per esempio, qualche giorno fa ha scritto: non stimo gli insegnanti che si schierano politicamente, vanno contro ogni etica e deontologia del mestiere. Un insegnante deve far crescere con imparzialità e obiettività il senso critico e la cultura dei nostri giovani senza influenzarli, cosa inevitabile se politicamente attivo. Dovrebbero per onestà intellettuale andare in aspettativa e se fossi un genitore io, sentirei con fermezza. È d'accordo con questa affermazione? Beh, mi sembra un po' troppo forte e estremista. Comunque, secondo me, visto che siamo in un paese democratico, ognuno può esprimere il proprio parere e poi saranno comunque gli alunni a riflettere e a prendere atto della corrente politica del professore. Abbiamo quindi già uno spirito critico? Sì, o comunque possono tenere conto di quella che pensa l'insegnante, ma non per questo venir influenzati o cambiare corrente. È giusto comunque che i professori abbiano... Sì, possono comunque, dipende come viene fatto. Comunque se un professore esprime un giudizio che può essere positivo o negativo verso un politico, comunque verso da sinistra, da destra, secondo me fa benissimo a farlo e l'alunno ha comunque la sua testa per riflettere e pensare di conseguenza. No, secondo me non influisce. Elena Di Massima, sicuramente sono d'accordo, il pensiero di mandare in aspettativa un insegnante perché la pensa diversamente o perché ha un pensiero politico mi sembra un po' eccessivo, però sicuramente gli insegnanti dovrebbero essere assolutamente e totalmente imparziali. Quindi c'è un rischio che possano influenzare gli studenti? Assolutamente sì, anche perché poi comunque si parla di persone che stanno ancora formando, diciamo, quella che è la loro idea, non hanno ancora un'idea ben precisa e così ovviamente verrebbero influenzati. Eventualmente quando si parla magari di superiori, può il dibattito però in certi casi essere utile, stimolare un po' il dibattito in classe, far scaturire le opinioni negli studenti, può servire? Il dibattito sicuramente sì, chiaramente chi gestisce questo dibattito però deve essere imparziale, deve fornire tutte le informazioni a disposizione, ma assolutamente imparziale, questo sicuramente. Se non da un insegnante che fornisce degli input, comunque come può formarsi una formazione politica? No, ma allora sicuramente l'insegnante deve dare un'informazione, però deve essere imparziale, mi rendo conto che questo sia molto difficile, deve dare tutte le informazioni di tutti i generi, tutti i partiti però sicuramente, e deve restare fuori da quello che è il suo pensiero personale. Deve contribuire in questo perché altrimenti se non imparano a scuola non imparano da nessun'altra parte, perché l'informazione libera c'è fino a un certo punto e se non vengono istradati all'età giusta su cosa guardare, dove informarsi, sono sicuramente più in difficoltà. E quindi un insegnante che è il maestro comunque di vita di quegli anni deve essere anzi proprio lui che instrada, però nell'imparzialità totale delle sue idee. Beh, sì, è vero, perché i ragazzi nella politica a quell'età lì non c'entrano niente, è tutto un altro insegnamento bisogna fare quei ragazzi lì. Una volta c'erano, adesso non ci sono più. Insegnare certe cose ai ragazzi non ci sono più adesso. Una volta era diverso alla mia, quando andavo a scuola io. Adesso è cambiato un po' tutto. Una volta c'era più rispetto per tutti, adesso non c'è più niente. Per nessuno, dagli insegnanti al resto. Quindi in questo caso esiste il rischio che gli studenti vengano influenzati dalle opinioni del professore? No, non di sicuro. I bambini si insegnano quello che devono fare, tutte le materie fuori che la politica. Non può magari stimolare il dibattito in classe, far saltare fuori le diverse opinioni degli studenti eventualmente? No, vedi che come prima, è la stessa cosa. Bisogna, man mano che vanno avanti di classe, di superiore, dall'elementare in avanti, la politica non c'entra niente. Poi ogni materia bisogna approfondire tutte le cose, anzi oggi bisogna fare qualcosa in più perché ci sono delle lingue da insegnamento e tante altre cose.
Come può uno studente formarsi politicamente? Quali sono le fonti, se non eventualmente in questo caso, se non gli insegnanti? Insegnanti no, magari a casa il genitore può parlare di qualcosa, però non dovrebbe a quell'età lì andare in politica, da una parte o dall'altra, fino a una certa età.